Soldi sporchi, un libro scritto con Pietro Grasso. Come vi siete mossi per arrivare alla stesura del libro? Da dove siete partiti? Abbiamo fatto una riflessione comune sulla opportunità di fissare su carta alcune idee che andavano emergendo nel dibattito e politico e giudiziario intorno alla centralità della ricerca dei capitali mafiosi. Noi siamo abituati a ragionare di beni confiscati, che sono cose che si vedono. Cosa ben diversa è ragionare invece sul denaro liquido, che segue rotte impensate, insospettabili o anche prevedibili, quali quelle dei paradisi fiscali. Abbiamo analizzato una serie di punti e poi provato a tracciare delle storie che fossero significative. Infatti il libro è pieno di queste storie che raccontano come questo denaro si muove, seguendo delle rotte che portano anche molto lontano, o anche in posti vicinissimi, la Repubblica di San Marino, il Vaticano, il Delaware negli Stati Uniti, che è considerato uno degli stati in cui è più facile riciclare denaro sporco. I canali sono i più vari, i più disparati. Ogni giorno scopriamo vie diverse, rotte diverse, ma la cosa più importante da dire è che i canali della criminalità organizzata, quelli del denaro già criminale, che viene dai traffici criminali, si mescola col denaro dell'area grigia, quello che viene dall'evasione fiscale, quello che viene dalla corruzione, dalle tangenti, dai fondi neri, e quindi diventa tutto capitale sporco che si confonde. Alle volte il capitale diciamo dell'area grigia serve a compensare estero su estero il capitale dell'area criminale. Del resto la mafia e le criminalità usano e sfruttano la globalizzazione e le tecnologie. Noi dovremmo anche noi usare le tecnologie, soprattutto quelle informatiche e telematiche, e dovremmo arrivare a una globalizzazione della legalità che è sempre difficile da ottenere. Si pone quindi l'esigenza di approntare nuovi strumenti per combattere le nuove mafie, per così dire. Certo, bisogna intanto puntare l'attenzione sulla essenzialità della caccia ai capitali. Perché noi ragioniamo sempre di lotta alla mafia in termini di risultati sulla cattura dei latitanti, sulle operazioni di controllo del territorio, che sono molto molto importanti, soprattutto in una realtà come quella siciliana, soprattutto in una realtà come quella di Cosa Nostra, che fa del controllo territoriale la propria essenza. Ma siamo molto poco attrezzati per dare la caccia ai capitali e talvolta alcuni interventi legislativi, penso per esempio allo scudo fiscale, oggettivamente costituiscono un'occasione per far rientrare dei capitali sporchi che si era portati all'estero. Ma guardi, a proposito di... nel libro è descritto un episodio un po' particolare di un boss mafioso pentito che è arrivato a un certo punto, dice, per avvalorare le sue dichiarazioni, vi faccio recuperare tanti dollari che ho in Svizzera, ma mi dovete accompagnare perché devo andare anch'io in Svizzera. E allora si organizza questa spedizione in Svizzera per recuperare questi capitali. La sorpresa è quella che il mafioso ci porta su una collina sopra Lugano, vicino a uno chalet affittato in passato da un suo parente, e dice di scavare. E lì, scavando sotto lo sguardo meravigliato dei poliziotti tedeschi, esce fuori un bidone con dentro un sacco nero di quelli della spazzatura, con dentro centinaia di migliaia di dollari che erano il frutto della Pizza Connection, dei soldi della droga della Pizza Connection passata. Evidentemente gli avevano detto di portare i soldi in Svizzera, ma forse non gli avevano chiarito, o lui non si fidava delle banche svizzere, e li ha portati in Svizzera ma le aveva sotterrate, e quindi poi li abbiamo recuperati.